conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni capitolo 8 versetto 32. Verità benefica. Tanti anni fa, un capitano ancorò la sua nave nel porto di un'esotica isola del Pacifico meridionale. Aveva sentito dire che gli indigeni, un tempo cannibali, ora accoglievano volentieri gli stranieri ed erano interessati agli scambi commerciali. Mentre conversava col capo tribù, il capitano notò che questi aveva in mano una grossa Bibbia. Così, sorridendo ironicamente, gli disse: «Capo, sono certo che non credete a quel pezzo di antiquariato. È roba vecchia e superflua». Il capo tribù prima osservò attentamente i suoi guerrieri e poi rispose: «Capitano, forse per lei questo libro è superfluo. Tuttavia, le posso assicurare che in questo momento le sta salvando la vita. Infatti, se questo libro non avesse cambiato radicalmente il nostro modo di vita, lei sarebbe già finito in pentola». Le benefiche conseguenze che derivano da un'attenta ed onesta lettura della Bibbia si ripercuotono anche sul prossimo. Quel capitano ebbe salva la vita perché qualcuno aveva letto la Bibbia.